La solidarietà non va in vacanza, anzi raddoppia. Volontari in azione alla mensa di Tommaso in occasione delle feste. La struttura caritatevole di Pagani assicura tutti i giorni pasti caldi e preparati con amore e dedizione, anche a Natale. E nel rispetto dei giorni, pure il menù sarà della tradizione. Oggi, come ogni vigilia di Natale e vigilia di Capodanno, in questi ultimi anni che abbiamo la mensa, noi prepariamo il cenone per questi nostri amici ospiti che vengono ogni giorno, questi nostri, diciamo così, fratelli. Questo cenone di quest'anno ha un sapore particolare perché c'è stato un parroco di Nocera Superiore, il parroco Don Giuseppe Perano di Croce Mallone, che ha fatto l'avvento di carità invitando i suoi fedeli a preparare vassoi di tagliolini, li ha venduti e ieri, l'altro ieri mi ha chiamato e mi ha consegnato questa busta con 515. Io lo ringrazio veramente di cuore, perché grazie a queste offerte di Don Giuseppe, ma come tanti nostri benefattori, noi possiamo comprare tutto quello che occorre per fare un cenone, sia oggi sia l'ultimo giorno dell'anno. Devo dire che i 365 giorni dell'anno sono sempre stati onorati da noi, non c'è stato un giorno in cui la mensa non è stata aperta per dare un pasto alle persone che sono in difficoltà. Sono quasi 5 anni e grazie a Dio non manca la solidarietà. Una carità che è frutto della preghiera. Questa mattina nella parrocchia del Corpo di Cristo si è conclusa la novena di Natale, che è coincisa con la quarta ed ultima domenica di Avvento. È stata una novena molto, molto sentita, molto partecipata da parte della gente, sia quella dell'Immacolata che conclusasi con la celebrazione del nostro Vescovo, che ha dato valore, importanza, incoraggiamento alla gente. In quell'occasione abbiamo anche inaugurato, benedetto il pulpito che è stato recuperato e restaurato. E dicevo, oggi abbiamo anche concluso con l'aiuto del Signore questa novena del Santo Natale. Abbiamo pregato per tutti gli ammalati, per tutte le nostre famiglie, perché regni nelle nostre famiglie l'amore di Dio, e abbiamo anche meditato sul fatto che il Signore vuole sì una preparazione, diciamo così, delle nostre chiese belle, delle nostre città, dei presepi, di quelle che è esteriore, ma soprattutto vuole una preparazione, un'accoglienza nel nostro cuore.